Enciclopedia della TV. È cioè, perfetto. L'avete fatta apposta, insomma. Sora Fialdini. No, Sora no. Cominciamo, È a Roma. È a Roma. È romano. Sta per signora Fialdini. Abbi pazienza. Mannaggia. Tiberio, come è andato quest'anno in televisione? È andato bene, tranquillo. È andato bene. Ok, andato bene. Rivediamo quali un po' di momenti di Una Mattina in Famiglia. Dobbiamo. Li abbiamo scelti al nostro gusto. L'unico programma che va al di là dei conduttori, ma quando mai? Eccoci. Seguita da Spagna, Francia, Germania, Croazia, Polonia, Regno Unito, Grecia, Brasile e Stati Uniti. Non ho imparato a memoria, ho il gobbo lì a sinistra perché sennò. Bada bada, bida baba, badi bubum. Quindi anche baba. I'm very happy to be here. I love you so much. Thanks a lot. Oggi a cena la piadina col fricò. Ma pensi sempre lei. A mangiare. Sì, è l'unica cosa che mi dà soddisfazione. Lazza è la stessa cosa proprio, la stessa cosa. Momento brava. Di grande televisione. Brava 7 più e soprattutto brava, brava Maria Rosa. Ogni cosa sai far tu, qui la vita è sempre rosa quando ci sei tu. Non mi sopporto, non mi piace. Mi fa strano. Rivederti. Sono io ma non sono io, non so come dire. Sì. Non mi piace rivedermi. Ma non ti piace rivederti? Che ha detto sì? Sì, grazie, troppo buona. Allora, se non ti piace rivederti, facciamo così, facciamo un salto nel passato, perché invece secondo me questa foto ti piace. E vediamola, va. A me piace molto, penso piaccia anche al nostro pubblico. Oh. Un piccolo Tiberio. Quando si facevano i giochi con... Cioè, era un tipo... delle cose di plastica che si intrecciano. Sì, cioè, scuola elementare. No, questo era l'asilo. Di Donato, Piazza Vittorio Emanuele a Roma. Stesso sguardo. Maestra Masci. Curioso ma anche inquisitore. Sembra che tu stia chiedendo, beh. Che c'è? Beh, insomma, la curiosità mi ha sempre contraddistinto. Sono stato sempre uno grande smontatore di radioline e di sveglie. A casa le facevano sparire perché smontavo tutto quello che c'era da smontare per vedere il meccanismo che c'era dentro. Quindi. Io so che sei molto legato a questi genitori di umili origini. È una parte della tua vita e della tua storia che sfioro volentieri, non entro, ma sfioro volentieri, perché è una parte, insomma, di te che tu custodisci gelosamente, ma in realtà è quello che poi ti rende amabile agli occhi del pubblico. Sì, classe operaia che è andata in paradiso, poi. Persone molto semplici, coerenti, pochi valori ma abbastanza distinguibili e quindi io mi muovo su quelle linee direttrici che una volta erano valori, la correttezza, l'onestà, la sincerità. Oggi per certi versi sono un po' dei disvalori. Quindi quando una persona è onesta, quando una persona è sincera, quando una persona è coerente, dice, oh mamma mia, però io così sono fatto, chi tondo nasce non muore quadrato e viceversa. In televisione questo modo di essere, come riesci a gestirlo in tanti programmi diversi, con un sapore diverso, perché tu hai fatto una carriera pazzesca, no? E sei passato dalla serietà dell'informazione a quella anche molto più allegra e felice del puro intrattenimento. Adesso dal 19 di giugno torni a fare entrambe le cose, perché poi l'infotainment ti chiede questo. Ormai è il linguaggio della televisione, l'infotainment, però se permetti io vengo dalla radio, ci tengo, un po' come Broccoli. Sì, che dici dal teatro, che siamo nati, dalla radio e quindi abbiamo tutto un sistema logico e operativo diverso. Detto questo, sì, sarà infotainment con quello che accadrà, noi saremo lì pronti ad aggredire la realtà, a raccontarla senza morbosità. Poi ci sono tante idee che come dire, stanno crescendo. Sì. Adesso è un programma che è sotto una serra creativa, stiamo innaffiando la temperatura, cioè, vediamo un attimo, insomma. Cercheremo di non deludere, come sempre, gli spettatori. Poi, insomma, tu hai lavorato con me e io ho lavorato con te. Sai come sono fatto, quindi cerco sempre qualcosa per stuzzicare, per incuriosire. Ecco. È vero. Io sono curioso e quindi spero di incuriosire a casa. Secondo te, perché in estate effettivamente è una cosa che non ho sperimentato, il pubblico estivo
ha dei tempi diversi di reazione? Allora, se diamo retta al marketing, il marketing ci dice che ogni 20 minuti il pubblico cambia e non resta molto lì. Detto questo, però, insomma, molta gente sta a casa. Ci seguono anche dalle case di riposo. Certo. Ci sono anche i giovani che transitano perché fanno tardi e la mattina arriva. Non è un panel facile, insomma. È una scommessa. Vediamo, insomma, qualcosa sappiamo fare. Ti auguro di vincere. Poi c'è una squadra d'autori forte, come direbbe Checco Zalone, siamo una squadra fortissimi. Boh, vediamo. In bocca al lupo per Crepi, questa grazie. Ennesima esperienza. Ti pare Timpani vi aspetta. Grazie, buona mattina estate. Signora Fiorentina.